Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come: l'attore turco Gian Yaman sembra essersi dimenticato di Diletta Leotta rimpiazzandola con una nuova attrice italiana. Ecco di chi si tratta. Gian Yaman rimpiazza Diletta. Negli ultimi anni sulle televisioni italiane stanno facendo la loro comparsa molte serie TV prodotte in Turchia e questo ha dato grande notorietà agli attori che hanno preso parte a questi show. Gian Yaman, ecco la nuova fiamma. Uno di questi, che ha avuto un enorme successo in fattispecie durante l'estate 2021, è stato Gian Yaman, che presto vedremo nuovamente sul piccolo schermo per alcune produzioni italiane a cui prenderà parte. Nato a Istanbul nel 1989, a causa di alcune difficoltà economiche da parte di suo padre e di sua madre, un avvocato e un insegnante, dopo il divorzio dei due fu educato da parte delle sue nonne. Durante la sua carriera scolastica decide di frequentare il liceo italiano della sua città natale, diventando uno degli allievi più promettenti e imparando a parlare fluentemente la nostra lingua. Dopo aver scritto alcuni articoli per il quotidiano Dunia nel 2012 si laurea in giurisprudenza e dopo qualche mese decide di dedicarsi completamente al mondo della recitazione. Gian Yaman è l'attrice italiana con cui starebbe assieme. La sua carriera ha inizio nel 2014 quando prende parte ad una serie TV turca, ma il grande successo arriva nel 2017 grazie al ruolo di Ferit Aslan in Bittersweet Ingredienti d'amore. Ma il suo ruolo più famoso che gli ha dato l'enorme popolarità è stato quello di Ken Divit nella fortunata serie TV Daydreamer, Le ali del sogno, grazie alla quale diventa uno degli uomini più ambiti in Italia. Grazie al successo della serie viene eletto uomo dell'anno e prende parte a delle campagne pubblicitarie per la De Cecco al fianco di Claudia Gerini e firma un contratto per interpretare Sandokan nella serie TV Reboot dello show degli anni 80. Nipote dell'ex calciatore turco adesso allenatore Fuat Yaman, Ken presto tornerà in TV con la serie Viola come il mare, a fianco all'attrice Francesca Chillemi e in altri progetti televisivi. L'attrice che ha conquistato il bel turco. Durante l'estate scorsa, fece scalpore la sua relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, ma la loro storia finì dopo qualche mese. Adesso, sembra che il bell'attore si sia dimenticato completamente di lei grazie ad una bellissima attrice italiana. Yaman, durante il film In Italy Sardegna, è stato visto più volte in compagnia di Francesca Del Fa, attrice che interpreta il ruolo di Irene Cipriani nella serie Il Paradiso delle Signore. Gian Yaman è l'attrice italiana con cui starebbe assieme. I due sono stati fotografati dal settimanale Vero e sembra che durante l'evento abbiano trascorso molto tempo assieme. Per ora però nessuno dei due ha confermato la loro presunta storia d'amore. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.